Ciao a tutti, oggi andiamo a parlare dell'acquario entry level per betta, quindi l'acquario più semplice che possiamo avere. Dopo la sigla vi spiego tutto. Bentornati, innanzitutto per tutte quelle persone che si affacciano per la prima volta sul nostro canale, sarebbe un grandissimo aiuto per noi se ci seguiste, perché potremmo creare sempre più contenuti più interessanti per voi. Andiamo a parlare subito dell'acquario per betta. Per tutte quelle persone che invece adesso guardano tutto il video, appariranno delle lettere qua e là e formeranno un codice sconto spendibile sul sito e-commerce shop.it. La quantità di questo codice sconto verrà scritta nella descrizione, quindi andate a scoprirvelo. Cos'è il betta? Betta Splendens, pesce combattente, un pesce che ormai nel panorama acquariofilo esiste da quando ero bambino io e molto prima, quindi da sempre diciamo. È un pesce molto molto coriaceo, solitamente si mette anche all'interno di piccoli recipienti che non sono proprio indicati per lui, quindi andiamo a vedere un acquario entry level, un acquario che può essere preso così dal nostro sito e-commerce, arriva a casa vostra, semplicemente lo riempite con l'acqua e i prodotti che vi spiego e via, dopo 15 giorni si può inserire il pesce. Allora, l'acquario per betta com'è? Allora, innanzitutto non deve essere un acquario troppo grande, perché il pesce è un pesce che ama stare su contenitori non troppo dispersivi, quindi un contenitore piccolo, un acquario che stia sui 20, 30, 40 litri. La forma è abbastanza ininfluente, anche se amano stare su vasche basse, quindi l'altezza non deve mai superare i 30 cm, quindi anche le classiche shallow da 15, 20, 27 cm o vasche cubiche 30 cm vanno benissimo. Come si devono arredare? Si devono arredare con determinate cosette. Allora, partiamo in primis da fondale. Fondale per loro è abbastanza ininfluente, comunque un colore neutro, un colore non troppo chiaro sicuramente, ma neanche scurissimo, perché rischiamo anche di non vedere più il nostro pesce. Non troppo chiaro, perché il betta non ama troppa luce. Abbiamo scelto la Sunny LED, una plafoniera da 10 watt, spettro luminoso lo trovate qui, 8000 gradi Kelvin, quindi una luce non fredda ma neanche caldissima, una luce neutra diciamo, possiamo definirla, e non troppo forte, quindi il betta non si spaventerà. Tolto il cellophane, vediamo questa plafoniera che ha una clip di fissaggio, un interruttore acceso e spento, molto molto semplice, la spina potete collegarla su un normalissimo timer. Andiamo a bloccare la lampada, apriamo leggermente la clip con un dito e spingiamo verso il basso, la lampada è già stata posizionata. Andiamo a estrarre per ora le cose che man mano vi andrò a spiegare e passiamo al secondo elemento importantissimo per avere un acquario con un betta che stia molto 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 bene. Cos'è? Il filtro. Il filtro abbiamo scelto il Nano Micro della ditta Sicce, una ditta italiana per chi non conoscesse, aperta da 50 anni, quest'anno è lo 50° anno, leader nella produzione di apparecchiature elettromagnetiche, quindi pompe, filtri, riscaldatori a uso acquario, ma non solo. Perché ho scelto il loro filtro? Perché è un filtro che non ha una potenza enorme e ha una regolazione laterale che in caso di vasche più piccole si può regolare, quindi per vasche dai 10 fino ai 30 litri perfetto. All'interno loro hanno una piccola scatoletta dove inizialmente mettono il carbone attivo con una spugna, però si può togliere questo materiale e metterci un bel po' di denitrate della ditta Sikkem o altro materiale biologico e funzionerà benissimo dal punto di vista filtrazione. Ha una pompa molto molto facile da pulire, si può smontare ogni mese, mese e mezzo, due mesi, insomma si pulisce in modo da avere sempre una portata corretta. La posizione corretta del filtro io direi su un angolo, ci sono le sue ventosette che adesso non andiamo a mettere perché si staccherebbero senza acqua, comunque le ventose si incastrano qui dietro e lui
sta fermo in acquario. Quindi, filtro. Andiamo al secondo elemento fondamentale. Cos'è? È il riscaldatore. Perché il riscaldatore? Potrebbe vivere anche a temperatura ambiente? Sì, certo. Però è un problema gli sbalzi di temperatura che abbiamo nelle case italiane. Solitamente in inverno, per buona norma, si apre la casa, si sventola, si abbassa la temperatura di 10 gradi. Più è piccolo l'acquario, più sentirà queste oscillazioni di temperatura. Quindi riscaldatore preset, questo qua è già stato tarato, per acquari fino a 25 litri va benissimo, anche 30 non è un problema assolutamente. Dove andiamo a posizionare questo elemento? Solitamente è sempre buona cosa metterlo a fianco al riscaldatore, sia verticale, ma se vogliamo nasconderlo completamente non è un problema, anzi si può fare tranquillamente. Adesso vi faccio vedere una bella cosetta. Allunghiamo tutto il filo, abbiamo 1,5 metri di cavo. Questo elemento riscaldante possiamo anche andarlo a posizionare tranquillamente sul fondo della vasca. Il filtro, anche quello, se ci dà fastidio, okay, possiamo metterlo tranquillamente sdraiato qui sopra, okay? Quindi non andiamo più a avere nessun materiale di color grigio che magari può risultare antiestetico in faccia. Lo nasconderemo dietro a decorazioni che dopo andremo a vedere. Quindi riscaldatore, filtro, luce, fondo, qui ho scelto appunto un colore chiaro ma non troppo chiaro che non dia fastidio al pesce. Andiamo a vedere cos'altro si può mettere all'interno dell'acquario. Allora, questi qua sono legni, rocce, elementi decorativi che però hanno anche una funzionalità, nel senso che al betta piacciono avere dei nascondigli, piacciono avere decorazioni, piante dove nuotare in mezzo e sviluppare quel senso che hanno ancora forte innato all'interno di predatore, perché lui è un predatore, quindi va a caccia in mezzo a queste piante qua. Andremo a scegliere dei legni, delle rocce, possibilmente rocce neutre, ok? Alternativa a legni e rocce sono i bonsai che ne abbiamo a sito di tantissime tipologie diverse, sono fantastici per i betta perché acidificano tanto l'acqua. Tutto questo legno qua rilascia parecchio tannino, quindi l'acqua diventerà ambrata e il betta adora questo genere di acqua qua. Ambrandosi diventa anche più acida, okay. Quindi andrebbe benissimo. Vedete, già con un semplice legno abbiamo già praticamente fatto l'acquario. Dopo davanti qua andremo a posizionare delle piantine, dopo andremo a vedere quali. Altri materiali che possiamo andare ad inserire, togliamo il bonsai, andiamo a mettere il roccia legno che c'era prima, questa composizione qua, magari davanti al filtro in modo che si nasconda un po'. Andiamo a metterci una noce di cocco, perfetta, il betta ci va dentro, fa tipo una tana, ok? E già così l'acquario è praticamente completo. Non usiamo la noce di cocco o vogliamo lasciare la noce di cocco, mettiamo degli altri elementi. Questi elementi sono quelli dell'acqua roche, che ho già parlato nel video dei gamberetti, non sono semplicemente delle decorazioni ma sono dei filtri. Questi qua sono fatti in ceramica, una ditta francese eccezionale, partita con l'acquologia marina per rocce sintetiche e si è affacciata anche all'acquologia dolce, trovate tutta la loro linea. Queste decorazioni qua anche qui hanno uno sviluppo verticale, il betta gli piace, entrerà dal foro sotto o sopra e si fa il passaggio, si può girare, ma potete anche sdraiarla tranquillamente e lui passerà e andrà da una parte all'altra in cerca di prede. E anche ci sono delle rocce con dei fori, quindi chi più ne ha più ne metta, ok? Logicamente non si può esagerare troppo con la quantità di decorazioni all'interno della vasca, perché sennò togliamo tutta l'acqua al pesce e non va assolutamente bene. Su questo tipo di decorazioni, ma anche sulle plastiche volendo non è un problema, si può ancorare delle piante a sviluppo verticale. Quindi qui abbiamo una bellissima pianta della Acquaflora, una Bolbitis eudelotti, una felce che si attacca su legni e rocce, quindi si prenderà la colla e si fisserà, ok? Così creando già una zona d'ombra. Un'altra pianta che sta veloce invece, a differenza di questa che è medio lenta, è l'igrofila polisperma, oppure si può scegliere la limnofila sessiflora, tutte le piante che trovate
sul nostro sito e in negozio. Queste piante faranno una bella copertura nella vasca che al pesce combattente piace tantissimo. Dopo questo tipo di poggia di piante qua, un'altra gettonata per il pesce combattente, ma non solo, è la pianta galleggiante. Qui le troviamo in vitro, abbiamo la Libnobile vigatum, la Salvinia minima, la Philanthus fluitans, la Ceratophyllum demersum, la Pistia, ce ne sono veramente tante, la Riccia, chi più ne ha più ne metta. Quindi una pianta galleggiante che scherma la luce. Il betta odia troppa luce, quindi zone di buio a loro piacciono tantissimo. Una volta che si è fatta la vasca, termometrino che controlla la temperatura, si mettono elementi per acidificare l'acqua, per ambrarla anche. Quindi la pigna di ontano, ne basta una ogni 20 litri circa, foglie di catappa rilasciano degli acidi importantissimi per il benessere del pesce, quindi una foglia su 30 litri, quando si decompone, si butta via e si mette una foglia nuova. Eccezionali sia uno che l'altro, sia per gamberetti che per caridine, ma anche per molti altri pesci che amano l'acqua ambrata e leggermente acida. Dopodiché andiamo, una volta che abbiamo riempito tutta di acqua, andiamo a usare lo startup Betta, che è un prodotto nuovissimo presentato al Fiera Norimberga Interzoo della ditta Prodibio, questa ditta francese che fa dei batteri e dei prodotti che sono in fialetta, la vedete di fianco qua. Lo starter kit è per vasche fino ai 30 litri, quindi ponete questo e l'acquario si avvia da solo. Dopo 15 giorni si controllano i valori nitriti, se sono a posto, come sanno a posto, si può inserire il pesce combattente. In alternativa si ripete un attimo la procedura di attivazione prima fatto un bel cambio d'acqua. Dopo i 15 giorni è il momento di inserire il betta in acquario, quindi andiamo all'interno del vostro negozio di fiducia, scegliamo il pesce combattente, quello qui, tenuto dentro ad un bicchiere, a molti farà storcere il naso, sappiate che è il modo migliore per avere pesci in salute. Pesce combattente liberato all'interno dell'espositore dei pesci per uso negozio non è mai la cosa migliore da fare. In certe regioni italiane addirittura è illegale completamente l'espositore di betta, sappiatelo, mentre all'interno di bicchieri si riesce a mantenere il livello dell'acqua ottimale, si riesce ad allevarli correttamente. Se andate a vedere qualsiasi video di allevamento di pesci combattenti in Asia vedrete che sono all'interno di contenitori così o più piccoli ancora. Quindi non fatevi fuorviare dai fenomeni del mondo web, si può tenere tranquillamente per un brevissimo periodo fin quando non va all'interno di un acquario così. Quindi si prende il pesce combattente, si metterà in ammollo all'interno del vostro acquario, l'acqua prima cosa dovrà essere alla stessa temperatura, quindi dopo 15 minuti che la temperatura più o meno è uguale, visto che l'acqua è molto molto poca, si fa un taglietto di solito sul sacchettino, in modo che si mescolino i due tipi di acque e dopo si libera. Dopo aver liberato il pesce combattente in acquario, sempre fatto a luce spente perché la luce gli dà fastidio, quindi se mettete il pesce sotto, poverino, viene flashato, quindi assolutamente no. Facciamo magari 5 giorni col G-Fish, che è un prodotto che aiuta il sistema immunitario a non aver problemi nei primissimi giorni di cambio d'acqua, che sono giorni un po' delicati per qualsiasi pesce, anche per il pesce combattente. Dopo 5 giorni non è più necessario utilizzare il G-Fish, solo se si vedono problematiche. Una volta che andiamo a mettere il pesce combattente, questo pesce deve nutrirsi, quindi che cibo gli si dà? Più il cibo è vario, meglio è. Qui vedete il classico cibo in granuli della ditta Ikari, linea top di gamma, bloodworms, larve di zanzara essiccate, Prodac, made in Italy, ottimo cibo, bustine di cibo vivo, Chironomus vivi e Tubifex. Più gli alternate la dieta, migliore sarà la salute del vostro pesce. I cambi d'acqua all'interno di un acquario per betta devono essere fatti come in qualsiasi altro acquario, quindi ogni 15 giorni un cambio del 20-30% è ottimale, sifonando sempre il fondo per avere un acquario bello bello pulito. Ogni cambio d'acqua dovete ridosare il prodotto per i batteri, perché comunque state asportando una parte di flora batterica, per avere sempre un acquario pulito i batteri devono essere molto alti. E quindi ridosate batteri, il Biodigest della ditta Prodibio, ogni qualvolta che fate la pulizia dell'acquario.
Una cosa che mi dimenticavo, che sbagliate in tanti, quando evaporerà l'acqua, poi gli acquari aperti fanno evaporare l'acqua, non si rabocca con l'acqua del rubinetto, mi raccomando. Acqua osmotizzata o demineralizzata, insomma. Per il tipo di acqua vi rimando a un video che ho già registrato e che spiego molto bene che tipo di acqua e come remineralizzare l'acqua osmotica. Per tutto quello invece che vi ho mostrato in questo video vi rimando al sito acquaroshow.it dove potete acquistare tutto e vi arriva a casa vostra in una comodità eccezionale. Vi ringrazio per avermi guardato, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e ci vediamo al prossimo. Ciao!